Allora, il futuro. Beh, ragioniamo sul futuro innanzitutto da un punto di vista metafisico. La prima cosa che viene in mente pensando al futuro è l'io. L'io nel senso di me stesso. Credo che sia un pensiero che sta dentro l'anima di tutti noi. La consapevolezza del fatto che nel futuro, prima o poi, noi non ci saremo più. Non ci saremo più e quindi il mondo andrà avanti per conto suo, indipendentemente dalla nostra presenza. E questo è un punto molto importante su cui dobbiamo riflettere e anche una fonte di una visione morale del mondo, nel senso che proprio ciò che rimane dopo che io non ci sono più, in qualche modo, mi impone, mi chiede, esige una responsabilità rispetto a quelle che sono le mie scelte in questa vita. Ecco, le scelte in questa vita, anche questo è un'altra cosa molto importante. Immaginiamo di essere completamente soli, senza che nessuno ci guarda, e allora ci viene un grandissimo desiderio di farvi qualcosa di estremamente scorretto e sconveniente. Bene, allora in quel momento c'è un pensiero che riguarda sempre il futuro, che credo sia fondamentale. Bene, quella cosa che in quel momento nessuno sta vedendo, non è detto che rimarrà per sempre nascosta. È sempre possibile che in un futuro straordinario, pensiamo anche a certi scenari particolari di alcuni film, degli esseri con delle capacità di dominio dello spazio-tempo straordinarie possano ricostruire quello che è successo in quel momento, in quella stanza in cui tu hai fatto quella cosa sconveniente da solo. E quindi quella cosa lì può essere scoperta. Può saltare fuori, cioè qualsiasi cosa che noi abbiamo fatto resta, no? Ha un futuro, nel bene e nel male, quindi le nostre tracce, no? Le nostre tracce, questa è la seconda parola importante. E poi l'uomo, perché l'uomo? Perché un altro pensiero che credo sia molto forte è che l'epoca contemporanea, diciamo da qualche decennio a questa parte, ha portato la nostra attenzione è la consapevolezza che la situazione in cui noi viviamo, la Terra così come noi la conosciamo, non ci sarà più prima o poi. Basta muoversi nel futuro di pochi miliardi di anni e accorgersi che qui tutto quello che noi vediamo in questo momento non ci sarà più. Qui sarà un deserto, ci saranno temperature intorno a diverse migliaia di gradi, quindi quello che è la nostra quotidianità non ci sarà più. Questo di nuovo, come dire, il futuro ci viene incontro come qualcosa che è un limite profondo, è una modificazione radicale della nostra esistenza, no? Questo è espresso in maniera molto forte anche diciamo, in alcune poesie di Leopardi, nella Ginestra, dove c'è questa sensazione di, come dire, di assoluta finitezza dell'uomo di fronte al cosmo. Quindi questa è la terza parola, uomo. E poi anche redenzione, no? Redenzione. Sappiamo che Benjamin diceva appunto che l'angelo della storia allo sguardo rivolto verso il passato e le ali che vanno verso il futuro. Perché? Perché Benjamin era ben consapevole che il futuro è imprevedibile, no? Quindi le ultime due parole sono appunto redenzione e imprevedibilità. Però perché redenzione? Perché noi guardandoci verso il passato, e la storia in questo senso è importantissima per il futuro, cioè la scienza del passato è importantissima per il futuro, guardando verso il passato, ci accorgiamo di quelle che Benjamin chiamava dei cumuli di macerie, no? Il passato è un enorme congerie di ingiustizie, no? Di cose che sono accadute tremende, tragiche. Pensiamo ad Auschwitz come uno dei momenti più drammatici della storia, ma tutta la storia del passato è intrisa di ingiustizie. Non sappiamo come allontanarci da queste ingiustizie, ma certamente quello che vogliamo è che il futuro, che vorremmo che il futuro possa essere una qualche redenzione di queste ingiustizie, quantomeno nel senso che queste ingiustizie non accadano più. Perché non sappiamo? Perché diciamo non sappiamo come redimerci? Proprio perché il futuro è essenzialmente imprevedibile, anche se ed è possibile che il futuro sia completamente determinato. Può ben essere questo, resta il fatto che il futuro è comunque per noi imprevedibile per la sua enorme complessità e probabilmente rimarrà sempre tale perché l'intelligenza umana non è in grado di raggiungere questa complessità.
necessità, e quindi di fatto è come se fosse indeterminato. E quindi noi dobbiamo agire e vivere in una condizione non di fatalità, nel senso che noi dobbiamo pensare, possiamo pensare che il nostro agire quotidiano, proprio per l'imprevedibilità del futuro, è qualcosa che ci può portare a un futuro diverso. Mi viene da fare questa citazione, c'è un libro un po' ingenuo, però che ha avuto una grandissima importanza per molti di noi della mia generazione, che è Lo Zen e la manutenzione della motocicletta di Pirsig, uscito alla fine degli anni 70, e a un certo punto lui parla lungamente della tecnologia Pirsig in questo libro, è uno dei suoi temi ricorrenti. E una delle sue osservazioni fondamentali è che la società moderna, basata sulla tecnologia, è una società sostanzialmente brutta. Diciamo che è un'affermazione un po' strana, perché indubbiamente alcuni grandi monumenti del passato sono molto belli, è perché quelli sono stati conservati. Molte epoche sono state piene di cose brutte, no? Non è che la vita dei contadini di 100 anni fa, delle campagne emiliane, fosse particolarmente bella, gli oggetti fossero particolarmente belli, sono rimasti nei musei gli oggetti più belli, e quindi a noi sembra che fosse tutto bello, in realtà le cose brutte ce n'erano. Certamente la tecnologia, pur essendo spesso molto confortevole, è spesso veramente molto molto brutta, e diciamo, probabilmente non è tanto difficile renderla più bella senza incrementare enormemente i costi. E questa è una sfida importantissima, perché uno dei drammi che noi viviamo è proprio questa scissione profonda fra, da un lato, scienza e cultura della scienza e applicazione della scienza, cioè tecnologia, e dall'altro arte e espressione di sé.